questi lavori stanno cominciando a produrre una serie di documentazioni, idee che possono essere senz'altro utili alla nostra comunità per disegnare il futuro, le future strategie. Mi rendo conto delle perplessità di alcuni, si sta parlando certamente di investire sul nostro medio-lungo termine, ma una comunità che non investe sul medio-lungo termine è destinata inevitabilmente a processi di decadenza. Come ci sono tanti episodi e tante vicende che ci seguono anche abbastanza critiche, che abbiamo conosciuto da vicino. Naturalmente il rischio che non dobbiamo correre, caro Ministro, caro Ozzi, è quello di disegnare uno scenario desiderabile quanto vogliamo, difficile, ambizioso da raggiungere, questo nulla di male, anzi bene, ma che non tenga conto dei condizionamenti e dei vincoli esistenti. Noi abbiamo oggi una situazione, perché dopo viene percepita come utopica, viene percepita come uno studio, una teoria, cosa che invece non è. Quello che noi vogliamo fare in sostanza è cercare di conciliare quello che una comunità deve fare, cioè quello di pensare, strategie, visione, avere questa visione e magari condividerla, perché nel momento in cui si condivide la sua attuazione poi diventa probabilmente più facilitata, e dopo di questo però dotarla di strumenti, di gambe per camminare, perché le idee seguono, dopo camminano sulle gambe del mondo. La finanza pubblica, il momento della finanza pubblica è quella che è. La regione Abruzzo, caro Presidente Monti, era la regione che nel 2008 era la più indebitata d'Italia, era la regione che era la più tassata d'Italia in termini di tassazione pro capite, era la regione Abruzzo che era la prima regione italiana che era stata commissariata perché non era in grado di tenere i conti in ordine della sanità. Oggi la regione Abruzzo non è la regione più indebitata d'Italia, ha ridotto il suo debito pubblico che, come mi sembra che abbia detto il Presidente Monti, si chiama pubblico perché è di tutti, non perché non è di nessuno. Ha ridotto il suo debito al 14%, ci sono 5 regioni italiane che oggi hanno una tassazione pro capite leggermente inferiore di quella della regione Abruzzo e ha raggiunto il pareggio nei conti sanitari quest'anno, nel 2011 avrà un avanzo che investirà nella sanità. Questo è un condizionamento, un vincolo che noi avremo, che l'Ocse deve conoscere, perché nei prossimi anni è difficile ipotizzare una dotazione di risorse finanziarie importanti. Per il resto vi ringrazio, ringrazio il Ministro Barca, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e dico al Ministro Barca e al Ministro Profumo che grazie a loro, grazie al Ministro prima del Presidente Monti, già si è incoronata, per dare un senso di concretezza di questa strategia dell'Ocse che c'è stata in qualche maniera. Mi ricordo l'Aquila Day. L'Aquila Day elaborò a Roma 13 progetti. Uno di questi progetti si chiamava Gran Sasso Science Institute. Bene, questo GSI, questo Gran Sasso Institute, oggi si appresta a diventare una realtà per il prossimo anno accademico. Grazie all'Ocse, grazie al Ministro Parker, grazie al governo anche precedente che riuscimmo a portarli in Consiglio dei Ministri all'ultimo secondo, non fu possibile, ma questa è diventata una realtà grazie a questo impegno che il Ministro Barca ha perseguito prima da uomo delle istituzioni, del Ministero, poi in questo nuovo ruolo che sta svolgendo in maniera, insieme al Ministro Profumo. Ottimo lavoro, c'è concretezza. Grazie.